Ciao ragazzi, sono Mito125, siamo qui su City Economy. Allora, sono andato un po' avanti, avete già visto i camion. Quindi io questa parte qui dell'idraulico ve l'ho fatta vedere tutta, l'impianto fognario, non vi faccio vedere il camion diverso, che se ne frega. Oggi faremo lo stradino con l'asfaltatrice piccola e in più puliremo le strade con la spazzastrada grande. La spazzastrada grande, la vedete qui, è fantastica, è molto particolare da usare, molto bellina anche. Allora, io intanto andrei un attimo qui perché mi sembra che posso ricaricare qui. Mi sa che posso ricaricare dell'acqua, fammi capire. Parcheggia il camion, ok. Premi Q, F per riempire la cisterna. No, la cisterna è piena però, perché è difficilissimo svuotarla, è grandissimo, quindi niente. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare un lavoretto da queste cose qua. Abbiamo detto che noi dobbiamo pulire la strada, pulizia stradale, vedi? Cioè subito, quindi accetta questo incarico, ce l'andiamo a fare e ci vediamo direttamente a destinazione. Mi trovo per strada e quasi quasi vado a vedere che vuole questo. Comunque qua c'è da pulire la strada, ma finché non me lo dice lui non posso farlo. Cioè pure che lo faccio non c'entra niente. Esci dal veicolo, vediamo che vuole. E accettare infatti pulizia strade, però lo faremo poi dopo. Io intanto vado direttamente a destinazione. Visto che ero di strada, sono passato un attimo qui dallo scarico dei materiali, perché comunque dobbiamo scaricarli ogni tanto. Questo macchinario qui è molto lento rispetto al piccolino. Sì, è più grande, contiene più acqua, contiene più sporcizia, cioè è facilissimo da usare, però mamma mia com'è lento. Quello lì aveva molto più accelerazione. Parcheggio e retromarcia. Ok, premi Q, F per svuotare la cisterna. Vedete qua, cadono tipo dei blocchettini, non mi chiedete che sono questi blocchettini. Blocchettini cadono. Noi raccogliamo blocchettini e ci vediamo sempre lì a destinazione, se ci arriveremo mai. Eccoci arrivati a destinazione, capiamo dove sono le zone da pulire, perché non è semplicissimo. Forse sono di qua, infatti, eccole, 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 non le avevo viste, infatti mo le vedo. Allora, come si usa questo qui? Semplicissimo, con la U si estendono le spazzole. Perfetto, con la giraspirazione ma non l'ho mai usata, le spazzole sì o no, fai così, spreca acqua, spara acqua dal davanti e con le spazzole pulisce. Semplicissimo da usare, guardate qui, con 2 secondi, più è la strada quello che mi faccio che il resto. Cioè, quello che mi stressa a me è farmi la strada, perché vedete qua, senza fa aver fatto praticamente niente, se io poi spengo un attimo, che forse è meglio, vado più velocino, però no, vado sempre alla stessa velocità. No, vado sempre alla stessa velocità, però visto che mi serve le riaccendo. La miseria, quanto ne devo fare? 33% pulito. Aspetta un attimo che qui faccio tutto in una passata sola. Il camion è molto bello rispetto al mezzo piccolo, però come detto è molto lento. Anche in accelerazione, arriva un po' di più di velocità, ma mamma mia com'è lento, mi fa morire a me. Io già sono lento di mio, già pensarci a questo coso. Ok, perfetto, vedete qua, poi non si scarica per niente, cioè è sovradimensionato. Quanto, cioè, per scaricare questo qui non lo scaricherò mai. L'unica cosa che devo fare è che si riempie di rifiuti. Però tutto il resto non è possibile sprecare tutta quell'acqua. Guardate qui, ne fai di lavoretti di acqua. Ok, fatto. Quindi spegniamo le spazzole e richiudiamole. Ok, ben fatto. Sapete che faccio? Visto che c'era questa cosa, c'era la raccolta rifiuti, non ve la faccio vedere. Pulizia strada, che era qui vicino. Facciamoci un altro di pulizia stradale, dai. Arrivati a destinazione. Ci sono, guardate qui come vado bello veloce. Vedete qua, arriva a 80, però è lento come la morte. Ok, apri le spazzole così freni. Ok, e apri anche quell'altro. Perfetto, vai, 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 vai. Fammi vedere qualcosa di particolare. Fammi vedere come pulisci. Vedete qua, pure è bello grande, cioè. Fai tutto con una passata, fai. Però che palle, mamma mia. Poi le macchine che ti vengono incontro sono la cosa più bella. Cioè, adesso io mi metto qui in mezzo. Io devo sperare che di là non venga nessuno, perché se arriva qualcuno, quello mi viene addosso, non gli interessa niente. Cioè, mi vedi che sto lavorando. Diciamo che l'intelligenza artificiale non è proprio qualcosa da dire il miracolo. Perché se arriva una macchina di là, quella mi viene addosso. Vedete qua poi che lentezza. Se io spengo questo, no, la velocità è sempre la stessa. Dovrei spegnere le spazzole, ma è tempo che le spengo, sono arrivato. Niente, bisogna andare con questa velocità. Io pulisco anche dove non devo pulire, chi se ne frega. Allora, fammi vedere di qua. Guida sopra i rifiuti. Qualcuno mi aveva detto di mettere dentro la visuale da dentro, ma non c'è una visuale da dentro. Cioè, io premo C, ma non, di solito la C è la visuale da dentro. Non c'è nessuna visuale da dentro. Quindi non potete chiedermi di mettere la visuale da interna. Vedi questo qui? Cioè, ma ha visto che stavo lavorando, ma per lui è indifferente. Mo' lo lascio passare un attimo. Dici che va? Sì, è andato, vai. Bravissimo. Sei un genio, sei. Peraltro questo qui. Guarda, tac. Vedi qua, bravissimo. Premi F e premi U. Quindi spegni sto coso. No, ho sbagliato, ho premuto F, no.
F è il tubicino là, non mi serve il tubicino. Andiamo a parlare anche col tipo. E dov'è? È fin di sotto, devo arrivare. Mamma mia, ci vogliono 20 minuti. Peraltro oggi vi ho fatto vedere la pulizia delle strade. Vi farò vedere anche quello delle buche, perché non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere oppure no, quello che riempie le buche. Adesso ve lo faccio vedere, perché comunque ci tengo a farvi vedere tutti. Se qualcuno me lo sono dimenticato, fatemelo sapere, perché può darsi che qualche cosa me la sia dimenticata. Però non ne sono sicuro, anche perché per andare avanti devo giocare un sacco con sto cazzo di gioco, devo ripetere le cose miliardi di volte. Parliamo con questo, perché ci prendiamo un sacco di punti, perfetto, anche un sacco di soldi che sono importantissimi. Peraltro c'è da comprare degli edifici, ma gli edifici ancora non li posso comprare perché mi serve 40.000, e chi ce li ha 40.000? Vado a prendere l'altro camion, vado a prendere il camion, l'asfaltatrice piccola. Allora, spazzastrada ve l'ho fatto vedere, camion delle acque reflue sì, tosa erbe sì, questi qua pure, mi manca solo l'asfaltatrice piccola e ci vediamo direttamente a bordo di questo mezzo. E visto che ero qua su strada per ricaricarlo, dico, perché non lo dobbiamo ricaricare? Ve lo faccio vedere, ma non è che ci sia niente da fare. Devi solo parcheggiare, premi Q e premi F, come tutti gli altri, ve lo faccio vedere, ma... mi sta un po' deludendo, perché sembrano tutti quanti uguali, sembrano alla fine. Adesso inizia l'opera di ricerca, perché noi dobbiamo cercare dove sono sti cosi. Mi conviene un po' aumentare lo zoom della mappa, perché se no faccio fatica, già faccio fatica normale, figurati senza zoom. Allora, qui dovrei... Mamma mia come gira, certe volte si gira su se stesso. Cioè, ho fatto un sacco di danni solo per questa cosa qui, che gira su se stesso. Allora, semplicissimo, l'asfaltatrice piccola non è che sia proprio difficile da usare. Allora, io vado fin qua, vai un po' più avanti. Quando diventa verde... Aspetta, torna indietro. Sbagliato. Quando diventa verde, premete Q, F, fa tutto da sola, cioè non faccio veramente niente. Si potrebbe anche girare il beccuccino dietro, ma senza motivo, perché comunque perdete un sacco di tempo a girarlo e cose varie, vi conviene lasciarlo così e avvicinarvi un po' laterale. Tanto diventa verde lo stesso, chi se ne frega. Quindi poi andiamo di qua, ce ne deve essere un'altra qui infatti. Cioè, sono rimasto un po' deluso da questa... ero tanto contento dei primi mezzi, che tutti diversi, tutti un po' molto carini, però gli altri è come se peccassero un po' di cura. Non so quanti di voi la pensano come me, come se fossero messi lì tanto per... Anche questo, potrei comprare il mezzo grande, c'è anche l'asfaltatrice grande, ma... alla fine non è che mi serve proprio tantissimo. Sì, posso fare più lavori senza diventare pazzo, però... vabbè, andiamo un po' di qua, ok, questo non è neanche una di quelle missioni storia, è una delle missioni normali, però mi pagano lo stesso, a me che me frega, basta prendere soldi, chi se ne frega. Quindi, questo è fatto, premiamo F1, ok, bel lavoro, ben fatto, sì, ma vabbè. Adesso che faccio? Porto, avevo visto che qui c'era un... devo andare da questa parte, perché vedete là che c'è un cosino giallo, io questi cosini gialli li voglio sempre andare a prendere. Anche perché può darsi che vi diano qualcosa di intelligente. Boh, intelligente, ma neanche più di tanto. Quindi non ve lo taglio, perché comunque è qui a due passi. Lo vedo che da queste parti deve essere una di quelle... secondo me è un'operazione col tagliaerbe che non farò mai, perché mi rompo le palle proprio. Deve essere qui la signora. Signora, lo vedi dov'è? Chi è? L'ha detto il supermercato, guarda. Sembra uno di quelli che lavora alla Conad. Avete presente che alla Conad si vestono uguali? Vabbè, vediamo che vuole. Potatura siepi, sti cavoli. Pulitura strada. Ma chi se ne frega a me della tua potatura delle siepi? E niente, io mi fermo qui, Mi sto facendo cercando di far vedere tutto, però... sì, dai, ci manca solo il carro attrezzi. Spero di arrivare a 4.30 quando avrò un minuto. Non lo riesco a fare così tanto. Vedete qua, tutto sporco. Che schifo. Poi farò vedere quello, ma non ve lo assicuro, perché mi stavo un po' scocciando perché è molto molto ripetitivo il gioco e non ti permette niente, non ti permette, cioè dopo che hai visto il camion, cioè i primi camion erano belli, gli altri secondo me stanno un po', peccano un po', cioè fanno veramente a rilento. Mi spiace però, perché sono 353 punti di soddisfazione, devo arrivare a 430, quindi per 80 punti probabilmente ve lo farò vedere. Quindi finisce questa puntata, noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su... prossimo e ultimo episodio, sempre qui su City Economy. Ciao!